Traders, buongiorno. Buongiorno ai lettori di Investing. Vi ringrazio ancora una volta per insomma i mi piace sui video e sugli articoli. Ho visto che ci sono notevoli riscontri e mi fa molto molto piacere. Soprattutto mi fa piacere insomma che queste analisi siano di vostro gradimento e vi possano servire a capire un po' i mercati, quello che sta succedendo. L'appuntamento più importante della settimana, quello con la BCE, è ormai in archivio. Ieri l'ho seguito live, chiaramente, e come spesso capita, diciamo che è stato un non evento, perché, come avevamo detto ieri mattina, non era attesa alcuna variazione sui tassi di interesse, così come sul piano di quantitative easing, e il PEP, che dir si voglia. Piuttosto però, e tra l'altro questo lo ricorderete, lo abbiamo detto proprio 24 ore fa, erano emerse delle indiscrezioni che volevano una BCE più ottimista, e difatti sono state riviste leggermente al rialzo le stime sull'inflazione, soprattutto per il prossimo anno, e questo è sicuramente un elemento da tenere in considerazione. Così come poi è stato detto dalla stessa Lagarde, confermato in conferenza stampa, che il quantitative easing verrà utilizzato tutto, che comunque il peggio dovrebbe essere alle spalle dal punto di vista economico. Ovviamente noi speriamo che sia così. Altro elemento importante, la Lagarde ha sottolineato come, benché l'euro si sia rafforzato parecchio rispetto al dollaro, il tasso di cambio non rappresenta in questo momento una questione stringente, e questo è un qualcosa che nell'immediato ha spinto l'euro-dollaro a 1,19, però poi ci sono state delle vendite che hanno riportato il cambio in area 1,18, e stamattina, come vedremo, c'è un nuovo tentativo di allunga il rialzo. Dobbiamo registrare poi movimenti molto importanti sul fronte dell'azionario, in modo particolare l'azionario americano, perché ieri, dopo una mattinata sicuramente brillante dell'Europa e anche dei future americani, nell'ultima parte della sessione a stelle e strisce abbiamo registrato delle vendite che apparentemente non hanno una motivazione particolare. Ancora una volta il settore tecnologico è andato in sofferenza, non abbiamo chiuso sui minimi, ma comunque poco ci mancava. Diciamo che siamo in una fase di lateralità dopo la correzione che abbiamo registrato la settimana scorsa, quindi è un momento di indecisione, ma potrebbe aver influito su questo movimento ciò che sta succedendo tra repubblicani e democratici, perché il nuovo piano di stimoli fiscali presentato ai repubblicani non ha passato la prova del Senato, e ora, visto che si va incontro alle elezioni, c'è seriamente il rischio che da qui a novembre non ci siano nuovi stimoli per l'economia, e questo potrebbe rappresentare un problema, perché a fronte di sussidi di disoccupazione settimanali che comunque si mantengono alti, significa che la creazione di nuovi posti di lavoro è arrivata a una fase di stallo e che quindi ci sarebbe bisogno sicuramente di ulteriori stimoli fiscali, cosa che per il momento non è in previsione, proprio perché c'è totale disaccordo sul disegno di legge da parte dei repubblicani e dei democratici. Ovviamente qui entreranno poi in gioco anche tutte le beghe elettorali e quant'altro, quindi è difficile che si arrivi a una soluzione in tempi rapidi. Poi l'ultima questione è quella della Brexit. Ieri l'Unione Europea ha minacciato azioni legali qualora il Regno Unito dovesse decidere unilateralmente di modificare l'accordo che era già stato siglato in merito appunto all'uscita. La scadenza è quella di metà ottobre. La questione si sta complicando e ovviamente questo sta avendo delle ripercussioni sull'andamento della sterlina. E chiudiamo con il calendario economico, perché oggi avremo dei dati molto importanti dagli Stati Uniti, ovvero l'inflazione. Inflazione che, attenzione, perché potrebbe avere delle ripercussioni sull'andamento dei rendimenti obbligazionari, quindi sulla curva dei rendimenti, e l'azionario potrebbe nuovamente risentirne, quindi un pomeriggio sicuramente di chiusura settimanale da seguire con molta attenzione, che potrebbe riservarci delle sorprese.
A questo punto direi che possiamo passare a vedere ciò che sta succedendo sui grafici. Come vediamo, questo è l'S&P 500, il livello di resistenza intorno all'area 3400 punti continua a fare il suo lavoro. Ieri c'è stato un tentativo di allungo dopo che la giornata precedente avevamo commentato questo pattern rialzista, che resta tuttora valido, attenzione, perché ovviamente su un piercing line di questo tipo uno stop andrebbe messo qua sotto. Va detto che sull'S&P 500, se non erro, non è entrato, perché dobbiamo avere la rottura del massimo di qualche tick. Qui abbiamo avuto un massimo di 3425, ieri abbiamo avuto un massimo di 3425,17, mentre la giornata precedente 3425,28, quindi per qualche decimo di punto non è stato rotto. Ma tenete conto che di solito l'ordine condizionato va messo qualche tick sopra il massimo, quindi qua non sarebbe entrata un'operazione eventualmente long. Va detto che qui stiamo andando a ricoprire quest'area di vuoto volumetrico, quindi potrebbe esserci ancora un po' di lateralità. Se andiamo a vedere il Nasdaq, invece, qui il long era entrato, perché qui siamo andati alla rottura dei massimi della giornata del 9 settembre, esattamente nella giornata di ieri. Poi ci sono state delle vendite. La cosa interessante è che qui abbiamo mantenuto questo canale rialzista, che è stato testato, lo vedete, dopo la rottura abbiamo avuto delle vendite. Oggi sui future vediamo un tentativo di recupero, un ruolo importante lo sta giocando anche l'Europa, adesso andremo a vedere il DAX, però vedete che a livello volumetrico qua si sta formando una distribuzione gaussiana molto interessante, perché si potrebbe trattare di una fase di reaccumulazione per spingere nuovamente al rialzo, oppure si potrebbe andare in fase lateralità e la distribuzione potrebbe proseguire. I volumi restano alti, lo si vede dalle barre dei tick volume. Insomma, vediamo quello che succederà nella giornata odierna, che ripeto potrebbe essere molto interessante, perché l'inflazione potrebbe movimentare un po' i mercati. Dicevamo dei mercati europei, il DAX in questo momento vedete che è andato a ritestare per l'ennesima volta l'area di resistenza a 13.220 circa. C'è stata una reazione al ribasso, siamo leggermente positivi. Se andiamo a vedere l'indice invece c'è un po' di negatività, però ecco, siamo sempre lì a ridosso di quei livelli molto molto importanti tra 13.220 e 13.300 punti, quindi fin tanto che non riusciamo a rompere questi livelli, i 13.500 ipotizzati al rialzo restano ancora relativamente distanti. Il nostro FTSE prosegue la fase lateralità, non ne vale la pena neanche di vederlo, ma se volete andiamo a vederlo. C'è questo diciamo triangolo che si sta formando, lo possiamo anche individuare abbastanza facilmente, vedete, e diciamo che è un'area molto interessante questa di compressione, perché alla rottura qua si potrebbe accelerare con forza. Il gold prosegue la fase lateralità, ieri c'è stato un allungo sino ai 1970 circa, anche qui distribuzione gaussiana molto interessante, si sta formando anche in questo caso un triangolo di compressione, e come abbiamo detto tante volte, il gold quando inizia a lateralizzare così preannuncia dei movimenti violenti in breakout direzionali, quindi se rompe al rialzo potrebbe accelerare nuovamente al rialzo, se dovesse rompere al ribasso potrebbe eventualmente dare un bel movimento ribassista, anche se ci serve un primo supporto intorno ai 1880, comunque staremo a vedere. Per quanto riguarda il petrolio invece, il supporto dei 36 dollari tiene, siamo in fase lateralità, quindi qua direi che se non si è preso il movimento ribassista iniziale al breakout dei 40 dollari, in questo momento occorre avere un attimo di pazienza.
Vediamo un attimo il dollaro index, perché ieri c'è stata una bella reazione dopo un affondo, vedete che ha chiuso con un hammer, avevamo violato i massimi relativi precedenti, oggi siamo un po' deboli, però attenzione perché anche qui abbiamo un canale, qualora dovessimo rompere questo canale al rialzo potrebbe anche accelerare. Ieri il delta dei volumi ci dice che la pressione in acquisto è stata molto forte, quindi questo potrebbe presupporre a un rafforzamento nuovamente del dollaro americano. Passiamo alle valute che allora, dollaro yen, ormai sapete quello che penso, c'è poco da commentare, io aspetterei, perché qui o si va sopra 107 o si va sotto 105, però a quel punto si potrebbe ipotizzare dell'operatività, in questo momento assolutamente no. Sta lateralizzando molto anche il dollaro americano contro il franco svizzero, sta facendo lo stesso movimento dell'euro-dollaro, al contrario chiaramente vi sta la correlazione inversa. Attenzione perché sembrerebbe in formazione un rounding bottom, che è una struttura, un pattern per meglio dire, di inversione, in questo caso inversione al rialzo. Ieri ha lavorato molto, in questi ultimi giorni ha lavorato molto bene la resistenza in area 0,92. Qua abbiamo un supporto in area 0,90, si sta muovendo tra due figure, fase di lateralità, conviene secondo me aspettare, così come anche vedete sul dollaro americano contro il dollaro canadese è stato ritestato il supporto in area 1,31,3, ieri candela rialzista con volumi abbastanza interessanti, però ecco, anche qui per il momento non abbiamo particolari indicazioni. Neozelandese invece, che ha reagito in maniera molto interessante sullo 0,66, oggi sta spingendo in maniera importante, vediamo se avrà la forza di ripresentarsi nuovamente sul livello di 0,67,5. Il trend rialzista è ancora valido, però ecco, diciamo che anche da questi grafici si evince un po' di incertezza, che invece non riguarda la sterlina, perché sulle notizie della Brexit continua a perdere terreno. Siamo arrivati a testare questo massimo relativo molto importante del 10 giugno 2020, e da qui eventualmente una reazione potrebbe anche esserci, con magari un movimento rialzista e poi estensione al movimento ribassista. Qua il trend rialzista è stato violato, perché gli ultimi minimi relativi importanti erano intorno all'area di 1,30, quindi c'è stata la violazione, adesso dovrebbe fare un massimo decrescente rispetto a quello del 1° settembre per confermare appunto un'inversione del trend, e quindi vediamo un po' quello che succederà. Diciamo che qua sta lasciando indietro, con queste candele molto violente, dei vuoti volumetrici che potrebbero essere recuperati e si potrebbe appunto formare un massimo relativo decrescente, quindi situazione da seguire. Sull'euro dollaro vedete come il livello di 1,18 sta funzionando alla perfezione, anche oggi sta respingendo il prezzo che sta salendo con convinzione. Ma vedremo se nel corso del pomeriggio questi movimenti verranno confermati. Fatto sta che fin tanto che regge l'1,17,5 e l'1,18 siamo ancora in trend ampiamente rialzista, e quindi qua ci sarebbero da prendere in considerazione, dal mio punto di vista, soltanto delle operazioni al rialzo. Magari alla violazione di 1,19,3 si potrebbe pensare appunto a riposizionarsi al rialzo con un primo target intorno a 1,20, quindi una settantina di pips, e poi vedere quello che succede. Ovviamente, ripeto, se non dovessero cedere i supporti. Chiudiamo con l'australiano contro il dollaro americano, stesso discorso nel neozelandese, il trend resta rialzista, è più pulito rispetto a quello del neozelandese, l'abbiamo detto tante volte anche nelle settimane e nei mesi passati. Oggi sta salendo, ieri c'è stata una candela ribassista, diciamo però che anche in questo caso abbiamo un bel supporto intorno all'area di 0,71,8 circa, dove c'è un bel supporto volumetrico che vedete ha retto alla perfezione, da qua è ripartito il movimento rialzista. Un target ipotizzabile al rialzo potrebbe essere nuovamente quello di 0,74, però ovviamente dovremo capire se effettivamente l'australiano e il neozelandese, che sono valute legate al rischio, avranno la forza di spingere ed eventualmente
visto che sono correlate appunto al rischio, quindi all'azionario, dovesse salire l'azionario, potrebbero salire anche queste valute, così come stanno facendo stamattina. Abbiamo visto un azionario a rialzo e vedete che stanno andando a rialzo sia l'australiano che il neozelandese, mentre ieri c'era stato prima il tentativo di allungo, poi le vendite dell'azionario nel corso del pomeriggio, e vedete che avevamo chiuso con una candela ribassista. Quindi per il momento la correlazione sta funzionando molto molto bene. Direi che con questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon pranzo e un buon fine settimana, visto che oggi è venerdì, e rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo. Ciao a tutti!